Fertilia, un nome che è un augurio di prosperità, un luogo che proprio come una persona ha una precisa data di nascita, 8 marzo, giorno della festa della donna. L'anno è il 1936. In una mattina di sole e di maestrale, le autorità posano a Punta del Gallo, sul lato ovest della rada di Alghero, la prima pietra della settima città di fondazione del regime fascista. È l'unica tra le nuove città delle bonifiche che si affaccia sul mare ed è l'unica che non avrà una inaugurazione ufficiale perché il regime non riuscì ad ultimarne la costruzione. Si stava nel frattempo alzando il vento della storia. Ma intanto il momento è solenne e così recita la pergamena che verrà murata nelle sue fondamenta. Nel 14° anno dell'era fascista, mentre l'Italia fieramente reagendo all'oltraggio delle sanzioni, strappa alla sua terra recondite ricchezze e doma inflessibile la barbara Etiopia, qui a Fertilia, città primigenia, dall'ente ferrarese all'umano lavoro redenta, si pone la prima pietra della casa del fascio Litorio. Razionalista e metafisica, la nuova città viene progettata da un gruppo di 4 architetti romani, modificando un precedente progetto dell'ingegnere Arturo Miraglia. Committente, il deputato sassarese Mario Ascione, responsabile dell'ente ferrarese di colonizzazione. I primi anni sono felici e Fertilia cresce come una bimba allegra e serena. L'Italia fascista ha finalmente il suo impero. La terra produce grano e la guerra è ancora lontana. Mussolini inaugura Carbonia in un tripudio di folla. I bambini giocano e si allenano tra le case delle nuove città. I minatori lavorano sodo e vivono una delle tante illusioni di benessere a cui la Sardegna è da sempre abituata. Grandi piani di bonifica procedono con enfasi in tutta Italia. Già all'inizio degli anni 30 era stato avviato il progetto di bonifica della Norra, quasi 500 km quadrati. Sono terre verdi di macchia mediterranea e abitate da pochi pastori. Vicino ai corsi d'acqua ed intorno alla laguna del Calic incombe però il mortale pericolo della malaria. Viene così istituito l'ente ferrarese di colonizzazione, che con un dispiego di oltre 600 uomini, oltre ai detenuti delle colonie penali, inizia la grande opera di bonifica.
Potenti mezzi meccanici sposteranno le rocce e scalzeranno le piante alla radice, preparando il terreno all'agricoltura. Si costruiranno i canali, le strade e le prime case coloniche. Alla fine del decennio arriveranno le prime 70 famiglie, soprattutto dal Ferrarese, più una decina di famiglie toscane e modenesi dalla Corsica. Ma per la piccola Fertilia, costruita solo a metà, i giorni felici dell'infanzia stavano per finire. Il peso della storia, la tragedia della guerra e le grandi vicende internazionali avrebbero coinvolto anche questo piccolo angolo di Sardegna. Tutto era però cominciato molto tempo prima. Nell'aprile del 1915, firmato il Patto di Londra, l'Italia si appresta ad affrontare l'incubo della Grande Guerra. In caso di vittoria avrà il Trentino, l'Istria, Fiume, la Dalmazia e le isole del Dodecaneso. Ma dopo la guerra, dissolto l'impero austro-ungarico, nella turbolenta conferenza di Parigi, l'Italia non ottiene né Fiume né la Dalmazia. Dopo altri trattati e dopo le forzature militari di D'Annunzio, verrà annessa Fiume, ma le rivendicazioni territoriali dureranno per tutto il ventennio. Poi la storia, sempre impietosa con i vinti, mostrò il suo lato più terribile. L'armistizio italiano del 43 e la resa tedesca del 45 furono per la popolazione civile italiana, da Trieste alla Dalmazia, un periodo di sangue e terrore. Solo pochi intuiscono il pericolo e riescono a scappare. Una sola parola, breve e tagliente come un coltello, riassume i fatti di quegli anni. Foibe. Infine, ancora a Parigi, con il trattato di pace del febbraio 47, un confine divide in due Trieste e Gorizia ed assegna tutta l'Istria alla Jugoslavia di Tito. Da quel momento e in varie ondate negli anni successivi avviene l'esodo dei profughi italiani verso l'Italia. Con le lacrime in
sono circa 350.000. Profughi senza più beni e casa, e con indosso solo qualche vestito e la propria vita. Mentre dai 10 ai 15.000 civili italiani rimarranno per sempre nel fondo delle foibe. Le vecchie immagini in bianco e nero, viste tante volte, sono per sempre documento di quei giorni. E solo nel 54 Trieste tornerà completamente all'Italia. Mentre su ciò che avvenne e sull'esodo calò una pesante cortina di silenzio. Lontanissima dall'Istria, Fertilia. Molti arrivarono dal mare con le barche da pesca, e dopo più di 20 giorni di navigazione approdarono nella piccola laguna e in una costa calcarea casualmente simile a quella istriana. Qui c'era la città bambina e uomini senza più casa incontrarono una città senza abitanti. Ancora vecchie immagini che raccontano qualcosa di questa nuova vita di Fertilia, orfana di un regime e ora adottata da nuovi genitori. La guerra è finalmente passata.
segnata anche qui dai bombardamenti, da un campo di prigionia, dal filo spinato e da tanti fortini sparsi per le colline. Poi si riparte e procedono nella Nurra i piani di De Gasperi, di Antonio Segni e dell'ente di trasformazione fondiaria della Sardegna, nuovo padrone della bonifica. Anni di duro lavoro. I trattori continuano la loro opera e si costruiscono altre borgate. Anche Fertilia viene completata e quasi ferma nel tempo rimane come è oggi, uguale a se stessa. I portici metafisici, la chiesa di San Marco e il Leone di Venezia, le scuole elementari, gioiello dell'architetto Miraglia, le austere torri del comune e del fascio, i simbolici bassorilievi. Il grande piazzale aperto verso il mare come la poppa di un transatlantico. Tutto è rimasto come allora, come se la lentezza del tempo potesse alleviare i ricordi. E con molta discrezione si ritrovano gli stemmi e i simboli di una terra perduta: Venezia Giulia, Istria e Dalmazia. Questa è la prima campana acquistata dalla comunità parrocchiale di Fertilia e posizionata in una delle arcate vicino alla chiesa, perché allora il campanile ancora non esisteva. In seguito è stato costruito il campanile, sempre per volere dei profughi giuliani, e la comunità di Trieste ha regalato alla comunità di Fertilia un complesso di 5 campane che suonano a distesa. Questo è lo stemma dell'Istria, che i profughi appunto hanno voluto imprimere nella prima campana portata qui a Fertilia. Mi chiamo Fulvia Cervai e sono nata a Orsera il 3 ottobre 1943. Siamo partiti dal nostro paese il 28 agosto 1948. Io, mio padre, mia madre e mia sorella che aveva 17 mesi. Ci siamo imbarcati su un vapore che ci ha portato a Trieste, dove ci aspettavano le croci rosse dell'esercito militare, quelle grigio-verdi. Saliti su queste croci rosse ci hanno portato al Silos, il famoso Silos di Trieste, dove non c'è esule giuliano che non abbia fatto tappa. Lì per la prima volta ho percepito che non avrei avuto più casa, perché ho visto troppa gente, ho visto troppa confusione e ho capito veramente che qualcosa era successo. Infatti avevamo dei paglierici per dormire e tutti insieme. Non c'era privacy, non c'era niente, si mangiava quando ce lo portavano. Quindi è stata un'esperienza brutta, bruttissima, la prima esperienza veramente brutta che ho provato. Sono nato a Zara nel 1921, dove ho passato la mia gioventù. Il primo novembre del 43 hanno cominciato i bombardamenti su Zara, che con 54 bombardamenti gli alleati l'hanno distrutta al 90% la città.
e tutti quanti erano scappati, sforati, anche io sono andando cercando di visitare i miei genitori nell'isola di Rava, sono stato preso dai partigiani che mi avevano fatto prigioniero e messo nelle compagnie lavoratori fino al maggio del 45, quando sono rientrato al Zara e ho trovato la famiglia, però la casa era distrutta completamente. Ho scelto la Sardegna perché assomigliava molto alla mia terra. Venuto qui ho trovato molti profughi già esuli da Pola e tantissimi amici della bonifica ferraresi e veneti. E abbiamo vissuto molto bene assieme, senz'altro, e anche se la popolazione era eterogenea, però andavamo molto d'accordo, anche se i tempi erano duri. Erano difficili, ma erano difficili per tutti, per noi, per gli algheresi, per i ferraresi. Allora, sono nata a Gallesano nel 1928, però da piccolina portata a Pola perché i miei genitori avevano lavoro a Pola e da 2 anni ho sempre vissuto, nel giorno che sono andata via, sempre a Pola. E sono andata a lavorare che avevo neanche 14 anni agli opifici a Pola, perché mamma era maestra ai tabacchi, papà all'ufficio di collocamento, mio fratello all'arsenale, io lavoravo agli opifici a Pola, ero la più piccola di 500 operai, mi mancava 2 mesi ai 14 anni. E la nostra vita, bene o male, si andava avanti, solamente che si aveva paura, ma paura grande, spauracchio addirittura, dai drusi che ci volevano portare via perché avevano il coso fissato di portare via tutte le famiglie che erano iscritte al partito fascista. E mi ricordo anche che in grosso modo ho salvato anche la vita a papà, perché quando era quei momenti bruttissimi che tante volte si vede nei film e nei cinema, sembra cosa veramente di cinema, invece quello è stato proprio un momento che mi ha fatto ricordare e capire cos'è la vita. Ho visto un drappello di questi partigiani italiani che sono saliti alle scale dove abitavano nel principale palazzo di Oderzo e sono venuti a arrestare mio papà. Loro non si sa perché mi hanno visto così o perché piangevo, mi hanno rilasciato papà e sono andata a casa. Il giorno dopo, la mattina, si sente suonare le campane a morto, lo devo dire. E ti vedo e mi affaccio alla finestra, mia mamma era quasi morta. E vedo 7 ragazzi delle Brigate Nere che camminavano con le mani legate dietro e i partigiani italiani che li scortavano. Poi quando sono andati giù dal ponte, all'argine, col fucile li hanno ammazzati tutti 7. E Pola è stata data definitiva alla Jugoslavia, allora di nuovo prendi tutta la baracca e burattini e via di nuovo. Nella vita purtroppo bisogna vivere e saper vivere e lasciare vivere. Io mi sono fatta sempre ben volere, sono stata aiutata da molte persone e ho lavorato il crine. Mi facevo ogni giorno da fertigliaiero a piedi, andata e ritorna, ho fatto i cestini, ho fatto i mazzetti, insomma ho fatto quello che si doveva fare. Sono nato a Pola il 19 luglio 1943, durante i bombardamenti alleati, quindi mia madre ha trovato opportuno portarmi via da Pola. Purtroppo mi ha portato in un'altra località, diciamo a Treviso, dove i bombardamenti erano ancora il triplo di quelli che erano a Pola. Quindi da là siamo venuti qua a Fertiglia nel 49, anzi giugno del 49 precisamente. Il tempo e la storia vanno avanti senza soste
e nel 1969 arrivano altri profughi, come sempre italiani, questa volta dalla Libia. Sono nata a Tripoli nel 1944 e lì ho vissuto per diversi anni, mi sono sposata ed è nata anche la mia prima figlia. Poi purtroppo è successo quello che è successo nel periodo in cui Gheddafi ha mandato via tutti gli italiani e di conseguenza fra tutte le regioni d'Italia sono finita qui in Sardegna. Mi chiamo Drago Vincenzo, sono d'origine siciliana e ho vissuto 40 anni circa in Libia fino al 1972, anno in cui che tutti gli italiani hanno dovuto per motivi politici lasciare il luogo. Io sono nata nel 52 in Istria, quando praticamente l'Istria è stata ceduta alla Jugoslavia. Sia io che mia sorella non abbiamo potuto frequentare le elementari perché parlavamo l'italiano, quindi ci hanno fatto un full immersion di croato, di sfilate con tanto di inno sloveno. E poi mi ricordo che mio padre nel 59, l'ultimo anno che noi si poteva uscire dall'Istria, ha deciso di portare fuori tutta la famiglia perché non era più sostenibile. Ogni sabato e domenica i campi di rieducazione, il prodotto portato metà allo Stato, un sacco di disagi. Quindi noi siamo partiti con un solo cambio. Non abbiamo potuto portare via niente. Mi chiamo Marisa Brugna, sono nata a Orsera, un paese dell'Istria. Avevo 6 anni e 2 mesi quando sono venuta via, essendo nata nel 1942 e essendo stata caricata su una barchetta come un semplice fagottino nel febbraio del 1949. A Marina di Carrara arrivammo, scendemmo, ricordo ancora, quando il fattorino, con voce bella, annunciò fermata Paradiso. Mi girai, vidi il mare, poi una grandissima pinetta, quindi il posto era stupendo e tutto lasciava prevedere che anche il resto sarebbe stato positivo. Ma dopo un centinaio di metri vedemmo subito al nostro fianco una grande rete, grande per me ovviamente che ero piccola, e niente, attraversammo un cancello e su in alto c'era scritto CRP, cioè Centro Raccolta Profughi. Entrai lì che avevo 6 anni e 6 mesi, essendo già intercorsi 4 mesi dal mio abbandono da Orsera, e uscirò da lì che avrò quasi 17 anni. Quella per 10 anni sarà la mia casa, la casa dei miei genitori e quella di mia sorella. Anelavo solo a qualcosa che non avevo mai avuto, non sapevo che cosa fosse avere una casa, eccetto che quella delle compagne di scuola a Marina di Carrara, dove andavo già a fare i compiti, a spiegare qualcosa, ad aiutarli, quindi strabuzzavo gli occhi quando vedevo tende, tappeti, quadri, il bagno coi sanitari che io non avevo mai ancora conosciuto. Avevo 17 anni prima di conoscere anche queste cose. Quindi Maristella che cosa significò per me? Diverse porte, diverse finestre da aprire, persone che potevano entrare a casa mia, perché in campo profughi nessuna amica, neanche l'insegnante che veniva ad aspettarmi al cancello quando c'era il sciopero dei mezzi pubblici, neanche a lei fu mai permesso di varcare quel cancello. Nessuna persona normale, io le identificavo come persone normali perché per anni e anni mi hanno fatto sentire una diversa, ero diventata una diversa. E quindi dentro di me fremeva questa rabbia perché avevo capito che invece noi meritavamo tutt'altro, eravamo persone superiori, eroiche, anch'io, anche se ero, non era per mia scelta ovviamente che ero venuta via dal mio paese, però ho pagato.
vissuto in prima persona questo esodo, questo abbandono del suolo natio, questo voler essere ancora italiano. L'elenco dei paesi d'origine delle famiglie è lungo e tanti nomi ora non esistono più, cambiati dai nuovi padroni, e rimangono solo nella memoria e nelle strade e piazze di Fertilia. Dignano, Orsera, Zara, Pola, Fiume, Rovigno, Cherso, Farana, Lussimpicolo, Pirano, Buie d'Istria, Gallesano, Parenzo, Albona, Umago, Visignano, Lagosta, Pinguente, Portole, San Vincenti, Valle d'Istria, Laurana. E poi ancora famiglie da Rodi, dalla Romania, da Zagabria, da Asmara, da Harrar, da Massaua, da Addis Abeba e da Tripoli. Fertilia è ora una signora tranquilla e un po' austera, affacciata sul mare. È una piccola città, ma con un grande insegnamento da dare al mondo. Algheresi e sardi, coloni ferraresi e veneti, profughi giuliani, istriani e dalmati, profughi arrivati dall'effimero impero fascista d'Africa, i nomadi del campo Rom. Tutti convivono in questa città metafisica e multietnica. Dopo tanti decenni di silenzio e di memoria negata, forse si potrà parlare a viso aperto del passato. Forse verranno restaurati i palazzi ed il vecchio cinema. Forse chi ha abitato queste case per 60 anni riuscirà a diventarne proprietario. Forse. Forse le tragedie avvenute nelle terre istriane saranno trattate con più rispetto. E se le persone scompaiono, la memoria e i ricordi restano, come fossero le pietre di trachite e calcare dei muri di Fertilia. E ci piace pensare che il mare che bagna Fertilia possa essere il segreto di questa multietnica convivenza e possa in qualche modo addolcire le ferite lasciate dalla storia, allontanando, ma senza dimenticare, le grandi tragedie che il secolo scorso si è portato con sé.